speciale Orcia Doc, la Val d'Orcia, uno dei territori di vino più belli che esistono al mondo. Stasera siamo qui a parlare di non solo la bellezza di questo territorio, ma anche a scoprire le storie dei produttori. Riccardo, le Ulivi Le Buche è una delle aziende forse più famose dell'Orcia Doc. Com'è nata la vostra storia con l'Orcia? La nostra storia è nata con mio padre nel 2000, quando abbiamo acquistato un terreno, una bella azienda non vitata, dove non c'era nulla, accanto all'altra nostra azienda che si chiama La Sovana, e era nata in noi la passione per il vino e quindi abbiamo deciso di iniziare nel 2000 questo progetto insieme, e nel 2002 abbiamo iniziato a piantare le prime viti, fra cui c'era ovviamente il Sangiovese e anche altri vitigni internazionali, e poi abbiamo iniziato anche con la produzione dei vini bianchi e rosati. Quindi ed oggi assaggiamo un bianco che è un Orcia Doc, no? Quindi esiste anche Orcia Doc bianco. Esatto, abbiamo iniziato a produrre il Coreno Orcia Doc bianco nel 2008, abbiamo fatto la prima prova e poi siamo entrati nella far parte della Doc Orcia, e dal 2014 è diventato Doc Orcia, Coreno Doc Orcia, prende il nome da un torrente, sì. Dove sono? Che l'Orcia Doc previene. Sono Trebbiano e Malvasia, che vengono raccolte ben mature e fanno una fermentazione, parte delle uve fanno fermentazione in barrique e parte in acciaio, quindi la barrique gli dona complessità, e insieme alla parte che fa affinamento in acciaio gli dona un pochino di più freschezza, sì. Con questa freschezza, quindi, dove andiamo a abbinarlo come proposta? Un vino bianco che si può abbinare benissimo con le carni bianche, come con il pesce. È stato abbinato molto spesso anche con sushi, anche specialmente fuori dall'Italia, ma anche per esempio con il pesce di lago si abbina molto bene, perché ha un pochino più di... La dolcezza del pesce di lago con questo sapore. Esatto. In effetti, ecco, un vino che dall'Orcia diventa veramente fuori dal mondo, ma che mantiene all'Orcia questa sapidità molto molto particolare. Grazie mille, Riccardo. Grazie a te, Andrea.